Fabrizio Corona torna in carcere, è arrivata la decisione ufficiale. Fabrizio Corona, la finta lite al Grande Fratello VIP 3 e la possibilità che torni in carcere. Da alcuni giorni sul web non si parla d'altro, ovvero della possibilità che Fabrizio Corona torni nuovamente in carcere. Il motivo? Il tribunale sta valutando il comportamento dell'ex re dei paparazzi nella società e sta veramente facendo un percorso di recupero. A fare cambiare idea è stato l'atteggiamento dell'ex marito di Nina Morica al Grande Fratello VIP 3. L'uomo ha avuto un atteggiamento violento e litigioso con la conduttrice Ilary Blasi. Ma stando quanto dichiarato dall'avvocato di Corona e i documenti depositati al tribunale di Milano, che litigata era solo una messa in scena compensata con dei soldi. Ebbene sì, Fabrizio avrebbe recitato una parte al GF VIP 3, a Verissimo e anche su Instagram per far salire lo share di questa disastrosa edizione del reality show di Canale 5. Per il tribunale di Milano Fabrizio Corona non deve in prigione. Il tribunale di sorveglianza di Milano, però, valutando i documenti, ha confermato l'affidamento terapeutico territoriale per Fabrizio Corona. Quindi ha respinto la richiesta della Procura Generale di revoca. Secondo i giudici, infatti, l'ex re dei paparazzi ha osservato la piena adesione del programma trattamentale e terapeutico concordato in precedenza che rappresenta i contenuti fondamentali della misura in corso. In poche parole, è stata data una valutazione positiva del percorso del padre di Carlos nella società.